comunque no, le cose che dice Giorgio Roverato mi suggerirebbero di seguire la sua scia, però non voglio rinunciare all'esordio che avevo pensato per motivare me stesso, ma motivare anche voi a questo incontro. Già, perché sono qua? Sono qui perché, oltre che perché mi ha chiamato Fabrizio, perché credo ci sia un bel nodo da sciogliere, che è proprio in relazione alle urgenze, alle consapevolezze di un movimento presente che attorno ai beni comuni ha trovato una parola chiave, una parola d'ordine, un punto di aggregazione, e la storia del Novecento. È vero, sembra un tema nuovo, ed è in gran parte un tema nuovo, e però ha dei fili di continuità di cui gli attori attuali forse non sono del tutto consapevoli, o forse fanno fatica appunto a riannodare quei fili che legano l'esperienza presente al passato. Ma per, insomma, essere più concreto e più esplicito, vi dico un episodio che mi ha coinvolto un mese e mezzo fa e che mi ha proprio fatto capire, cavolo, qui c'è da lavorare, c'è da comprendere, c'è da scavare. Un mese e mezzo fa, nella mia città, a Treviso, sono stato invitato da un comitato di quartiere che io vent'anni fa avevo studiato per la mia tesi di laurea. La mia tesi di laurea era sul quartiere di Fiera di Treviso, che era conosciuto fino a pochi decenni fa come la piccola Russia, una delle tante piccole Russie, cioè di quei quartieri o paesi o borghi rossi comunisti per una fase, e così identificati con l'appartenenza politica e così dissonanti dal resto del territorio da essere, diciamo, in qualche modo stigmatizzati da una parte, oppure da riconoscersi orgogliosamente nel nome di piccola Russia, piccolo paese, piccolo quartiere di comunisti. E di questo quartiere io avevo così ricostruito un po' la genealogia, che partiva in realtà da lontano, 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 perché era un quartiere, diciamo, con delle caratteristiche che lo rendevano dissonante, dissidente rispetto sia alla città, Treviso. Il quartiere si pone di fuori delle mura, è separato dalla città da una spianata, cioè da una sorta di cicatrice che è il frutto di un processo urbanistico che nel 500 Fra Giocondo realizzò attorno alla città murata per difenderla meglio. Quindi c'era una cesura anche fisica ben visibile che separava questo borgo dalla città murata, che aveva una sua identità culturale ma anche di ceto, la città dei benestanti, la città dei signori dove abitava la borghesia, ma anche molto ben distinto dalla campagna, che era tutta attorno alla città e anche al piccolo quartiere, che aveva come caratteristica quella di essere adagiato su un'ansa del fiume Sile, poco dopo la sua uscita appunto dal centro urbano. Dal Medioevo quel luogo era stato individuato come un luogo di scambio, di fiera, da qui il nome del quartiere, di fiera, di scambio, di mercato di cavalli. Si teneva una volta all'anno, in autunno, un grande mercato di cavalli e di scambio merci. Il Sile è il fiume che collega, diciamo, la pianura alla città di Venezia, che era un grande mercato per i beni agricoli. Ma il fiume è anche, a partire da non so quando, forse, da parecchi secoli fa, una fonte di energia, la prima fonte di energia, oltre che di trasporto. Fonte di energia che fa sì che proprio lì, in quella zona, ci sono anche degli affluenti, una zona di risorgire poco lontana, quindi si creano molti affluenti, ci sono dei salti d'acqua che alimentano, qui i catasti veneziani lo dimostrano, molini, insomma ruote, è anche una piccola zona industriale. A partire dall'Ottocento diventa una zona industriale che si potenzia, diventa proprio il polo, il piccolo polo industriale di una città ancora ampiamente di servizi e di un contesto ancora prevalentemente rurale come Treviso. Ma insomma, alla fine dell'Ottocento i mulini diventano mulini industriali, nascono delle pilature di riso, delle fabbriche di birra, cioè delle, diciamo, aziende di trasformazione alimentare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è bisogno di manodopera. E quindi questo piccolo borgo di mercanti, di fieranti, di portuali e scaricatori di porto diventa anche un quartiere di operai e di fabbriche. Alla fine dell'Ottocento, su questa base, diciamo, prima generazione di fabbriche
tardo-ottocentesche si innesta una seconda generazione di industrie metalmeccaniche che nascono all'inizio del Novecento e che producono che cosa? Quelle macchine, quei macchinari che servono alle industrie locali per la trasformazione alimentare, ma che poi acquisiscono un mercato anche molto più ampio e vanno a rifornire di macchinari anche altre industrie consimili in Italia e in Europa. Quindi diventa davvero un quartiere industriale. Il quartiere industriale, il quartiere operaio, alla fine dell'Ottocento anche un quartiere socialista. Un quartiere socialista dove, non per niente, nasce attorno agli operai dei mulini la prima cooperativa, la prima casa del popolo della provincia di Treviso. Di questo almeno si fa vanto il quartiere. La prima casa del popolo è una cooperativa di consumo. Questi operai, tassandosi un po' per ciascuno, riescono a comprare una sede. Una sede, c'è anche una cartolina del 1904 che mostra una sede importante, di cui sono orgogliosi, con dei fregi in stile Liberty, con un salone che accoglie non solo diciamo, le attività economiche, il negozio, la cooperativa, ma anche le assemblee, le adunanze, persino i balli, le feste, i pranzi, con cui questo piccolo nascente movimento operaio si alimenta di risorse, ma si alimenta anche di coesione, di legami sociali. Nasce persino una piccola classe dirigente da questo quartiere così proletario e sottoproletario, che attira dalla campagna i migranti, che diventano operai, inizialmente fanno lavori dequalificati, vivono in case insalubri, ma poi alla seconda generazione acquisiscono una professionalità, attraverso anche il microcircuito socialista, appunto, riescono ad amministrare la loro piccola rete. Ecco, questa storia avrà poi un momento epico alto nel primo dopoguerra, quando il quartiere rosso, che a questo punto è vicino a una città che nel primo dopoguerra Treviso ha una strana, paradossale, originale egemonia repubblicano-sociale. A Treviso città e in provincia si afferma un movimento repubblicano guidato da Guido Bergamo, che è un deputato di primo piano, repubblicano sociale, che riesce a creare un sistema anche di diciamo sindacale, di case di camere del lavoro, insomma un radicamento persino nelle campagne molto forte. Insomma, Treviso città diventa una roccaforte rosso-verde, comunque antagonista rispetto al fascismo, che difatti nella notte tra il 13 e il 14 luglio arriva in massa un po' da tutto il Veneto e oltre, convoglia parecchie centinaia di squadristi per appunto mettere in ordine la città e poi esce dalle mura per dare una lezione al quartiere rosso, che però riesce a difendersi militarmente, si rinchiude, fa una specie di barricate, di trincee attorno alla grande piazza, che è un po' come un campo, come una piazza veneziana, ha anche questa caratteristica urbanistico-architettonica molto, molto particolare. Insomma, si chiude a riccio il quartiere e impedisce per un giorno, per una notte, di essere spugnato dal nemico che viene da fuori. I fascisti se ne andranno, ma il regime avrà, insomma, nei mesi, negli anni successivi, fatalmente la meglio. Comincerà, diciamo così, a erodere il quartiere, a favorirne in qualche modo la fuoriuscita delle sue componenti sociali. Poi c'è un altro momento alto durante la resistenza, perché è proprio lì che si creano quei luoghi sicuri che consentono agli sbandati, ai fuggiaschi, di avere un primo soccorso, degli abiti e delle direttive per poi andare in montagna. E poi vive negli anni, secondo gli anni 40 e 50, un momento un po' di, sì, anche qui eroico, la piccola Russia, ma in realtà consuma una sconfitta politica, un quartiere di perventi, insomma, un quartiere che non ha la forza di imporsi in un contesto ormai sociopolitico che va in tutt'altra direzione. Arriva gente da altri luoghi e il nucleo storico in qualche modo si disperde negli altri quartieri periferici. Perché dico questo? Perché io questa storia ho raccontato in questo incontro a cui ero stato invitato nel marzo di quest'anno, a questo comitato che aveva riempito una sala, più di 100 persone, di abitanti del quartiere, con i quali sino ad allora non avevo avuto un rapporto così, diciamo,
di massa, avevo avuto molti incontri individuali, piccoli momenti di restituzione della mia ricerca di allora, ma un momento così partecipato in cui io fossi chiamato a raccontare la storia del loro quartiere all'interno di un contesto poi non nostalgico, non per sentirsi raccontare così come eravamo uniti, belli, forti una volta, ma in un contesto militante, cioè il quartiere oggi ha bisogno di creare delle attività per difendere il proprio territorio e la qualità della vita rispetto ad alcune operazioni di speculazione edilizia e di mal uso del territorio. E io ero tutto orgoglioso, insomma, di questo. Mi hanno chiamato, mi hanno riconosciuto e ho raccontato questa storia. Poi hanno parlato gli organizzatori del comitato, i dirigenti del comitato, e che ho capito avere, diciamo, delle idee molto diverse dalle mie. E il loro refrain era questo: noi di politica non ci vogliamo occupare, la politica è una cosa negativa, noi non abbiamo niente a che fare, non dico con i partiti che sono proprio lo schifo più schifo, ma neppure con l'amministrazione comunale, neppure pensiamo mai di candidare nessuno di noi in una delle liste che di lì a pochi mesi, diciamo, competeranno per... E ho detto, ma dove sono finito? Sono finito nel mondo presente, sono finito nella mia città, che conosco poco evidentemente, e sono finito in un quartiere di cui mi ero affezionato a un'immagine. Un'immagine. Mi viene in mente il fratello, a Paolo. Certo. Un'immagine di quel tipo, poi mi ero reso conto che qualcosa era cambiato, perché proprio in quel quartiere la Lega da parecchi anni fa la sua festa, una grossa festa importante, con un tendone enorme che occupa quasi tutto il prato della fiera, dove vengono, o venivano, sì, l'anno scorso, tutti i leader da Bossi, eccetera, perché Treviso è diventata una città non rosso-verde, ma proprio verde leghista. Quindi qualcosa era cambiato nel quartiere, però non mi ero reso conto che, appunto, ciò che per molte generazioni di abitanti in quel luogo era una fonte di grande immedesimazione, di grande orgoglio, la politica intanto e la storia del movimento operaio, cioè il fatto di essere stati allora degli operai era un momento di autoriconoscimento sociale, di orgoglio, si sentivano parte di una grande storia che in qualche modo sollevava anche questo piccolo lembo della mia città. E invece c'era una nuova generazione che era arrivata, che rivendicava un proprio modo di stare in quel luogo, e aveva avuto però, attenzione, due momenti molto importanti in cui dare prova di sé, in cui creare un senso di aggregazione, costituire dei comitati che sono delle nuove forme di mobilitazione anche civile e politica. Due momenti in realtà tragici che toccavano direttamente il territorio del quartiere. Nel 2005 c'era stata un'alluvione che aveva portato all'esondazione di uno dei fiumi, lo Storga, e questo era il frutto, lo diciamo tutti, città, della cattiva amministrazione, del fatto che i canali di le fognature non erano state ben pulite, che l'amministrazione comunale non faceva bene il suo mestiere, ma il fatto sta che a Treviso, ma come un po' in molte altre zone del Veneto, Francesco Valerani su questo ha ragionato e lavorato moltissimo, insomma c'è ormai un degrado del territorio e si accompagna nelle zone della bassa pianura alle sempre più frequenti alluvioni che coinvolgono pezzi sempre più ampi delle città e dei quartieri. Per protestare e per chiedere i danni all'amministrazione per ciò che l'alluvione aveva prodotto, si era costituito un comitato del quartiere nel 2005. E poi nel 2007, due anni dopo, c'era stato un incendio, forse ve ne ricordate perché ne hanno parlato anche i giornali, i telegiornali nazionali, di una grande fabbrica, la De Longhi, una fabbrica di elettrodomestici. C'era stato un falò enorme che aveva sprigionato una nube che non si sapeva bene cosa contenesse, comunque aveva destato molta impressione, pare che non fosse poi così tossica come si paventava all'inizio, ma fatto sta che anche attorno a questa emergenza industriale e sanitaria si era costituito un comitato. Beh, questi due... Il libro di Fulvio Hervas, Pinguini arrosto. Su quel... Sul robo della De Longhi. È un giallo, in realtà, però parte da questa stagione. Fatto sta che, appunto, questa nuova identità del quartiere attorno a questi due comitati si era cementata a partire dal rifiuto di due cose, come
la città che si espande con tutte le sue difficoltà e le sue, la sua cattiva amministrazione, e con la presenza della fabbrica nel quartiere, tanto che nei giornali comparivano le domande indignate degli abitanti, ma non solo, che dicevano: ma cosa ci fa una fabbrica dentro la città? Cosa ci fa una fabbrica così grossa ai bordi del fiume, di un paesaggio così bucolico, agreste, che richiederebbe, diciamo, un rispetto dell'ambiente, dei rapporti delicati tra la terra e l'acqua, dimenticando completamente che proprio la storia del quartiere, non dico l'identità, ma la storia del quartiere era quella di un quartiere industriale in cui appunto le fabbriche c'erano da più di un secolo. E la De Longhi non era che l'ultima generazione di un susseguirsi di impianti produttivi che in quella zona avevano trovato un loro significato, ma non solo un significato strutturale, ma anche attorno ad essi, come vi dicevo, si era creata un'identità di quartiere che si era saldata con un'identità politica e anche sindacale. E poi si scopre che i leader che avevano animato questi comitati, chi erano? Erano gli ex quadri comunisti, gli ex dirigenti sindacali di quelle stesse fabbriche. Perché? Perché sono gli unici che avevano il know-how, avevano, diciamo, i saperi tecnici di come si fa un'assemblea, come si scrive un verbale, come ci si relaziona con i giornali o con l'amministrazione, e avevano, diciamo, funzionato come degli elementi di coagulo rispetto però a degli umori e delle culture che non riconoscevano appunto questa loro storia, questa loro identità. Un ragazzo, Alivo di Vallerani, ha pensato anche di fare una tesi triennale, ma molto documentata, molto elaborata, molto impegnativa, sulla storia di questi due comitati, ed è andato a intervistare coloro che li componevano e i dirigenti. Beh, nessuno di questi dirigenti, che io conoscevo per le loro storie politiche e sindacali, raccontava di sé al giovane laureando come tale, ma tutti si presentavano come degli ecologisti, sostanzialmente, degli ecologisti. Quando erano chiamati a raccontare la storia della propria famiglia, si raccontavano come figli di contadini, tutti figli di contadini. C'erano delle contraddizioni nel racconto, perché si diceva che in realtà la loro famiglia, come le famiglie di tutti in quel quartiere, ma poi in tutto, come dire, anche il nostro Veneto, aveva acquisito una solidità sociale, una tranquillità sociale, l'accesso ai beni di consumo, alla prima televisione, alla prima automobile, alla casa in proprietà. Perché? Perché lavoravano in fabbrica, avevano uno stipendio sicuro, anzi andare in fabbrica negli anni 50 era un punto di arrivo, era una conquista, perché appunto era un'entrata certa rispetto al mondo invece della campagna, che veniva visto come superato, arretrato, qualcosa da cui prendere le distanze. Beh, nel giro di una generazione c'è stato un rovesciamento psicologico e culturale di cui le stesse persone che venivano interpellate, diciamo, nel momento stesso in cui ne parlavano, non ne erano consapevoli, non lo tematizzavano. E questo, dicevo, tra me e me, è proprio il problema dei tempi nostri, che ha a che fare, credo, proprio anche con il tema dei beni comuni. E mi interpella me, che non sono propriamente uno storico del lavoro, ma da alcuni anni mi ci sto applicando, perché un po' casualmente, davvero un po' casualmente, ma insomma, grazie all'iniziativa di alcune persone che lavorano dentro la CGIL regionale, alla loro sensibilità, al loro entusiasmo, hanno pensato di chiedere ad alcuni così, giovani ricercatori dell'Università di Venezia una mano a costruire dei percorsi di formazione per i quadri e i dirigenti sindacali della CGIL Veneta sul tema della storia contemporanea, insomma della storia del lavoro anche. Beh, da questo piccolo innesco che è cominciato 6-7 anni fa è nato una sintonia, è nato anche un corso inteso, un paio di insegnamenti che vengono erogati dall'Università di Venezia per i sindacalisti, che finanziano due docenti a contratto, ma aperto anche agli studenti di Ca' Foscari, aprendo quindi o riaprendo un campo di studi, di ricerche, di insegnamento, tesi di laurea, che prima non esisteva. È solo grazie a questa, diciamo,
azione volontaristica di un paio di persone, due o tre persone, diciamo, della CGIL regionale, che ho cominciato a interessarmi un po' più empaticamente alla storia del lavoro e del movimento operaio, ma per rendermi conto appunto che è una storia che in buona parte, davvero, non dico riscritta, ma va reinterrogata con, diciamo, delle curiosità, delle domande che muovono dall'oggi perché questa storia sia comunicabile e possa appunto diventare utile ai soggetti collettivi che oggi sono in movimento e che solo in piccola parte il sindacato intercetta. Io ho dato una scorsa al programma di questa iniziativa per vedere quali fossero le associazioni, gli sponsor, e non mi pare che ci sia il sindacato tra... e che è significativo, secondo me, è significativo di una fase che il sindacato vive in Italia di in qualche modo di arroccamento, di chiusura, di posizione difensiva rispetto a ciò che si muove all'esterno. Perché? Beh, perché a partire da quello che è successo a Taranto con l'Ilva, a Marghera col petrolchimico, a Fiera, a Treviso con la De Longhi, lavoro, fabbrica, produzione industriale è vista, e in gran parte è anche stata, nemica del territorio, nemica di chi vive negli ambienti che stanno intorno alla fabbrica. Per cui coloro, come i sindacati che difendono il posto di lavoro di chi nella fabbrica lavora, in qualche modo entra in contrasto, in conflitto, cioè è evidente a Marghera, ma è evidente anche a Taranto, con gli abitanti della città, dei quartieri che attorno a quelle fabbriche stanno e che non vogliono subire gli effetti negativi dell'inquinamento, delle emissioni, eccetera, eccetera, che questi stabilimenti producono. Quindi c'è in questo momento un rapporto complicato tra il mondo del sindacato in senso stretto e la società più ampia. Eppure, appunto, secondo me, sono tutti fili da ritessere, perché alle origini la storia del movimento operaio, la storia del lavoro del movimento operaio, e poi anche in molte, molte fasi alte, importanti della sua vicenda anche novecentesca, è stata strettamente intrecciata, si è alimentata e ha alimentato i movimenti sociali in crisi in senso più ampio. Quello che Giorgio Roverato ha cominciato a raccontare, cioè i primordi, cioè prima che alla fine dell'Ottocento, nei primissimi anni del Novecento, si costituisse un sindacato a struttura nazionale. Ecco, cos'erano le società di mutuo soccorso? Erano queste, all'inizio erano state costruite dai notabili, moderati, perché erano delle forme comunque di gestione di controllo sociale, in una fase in cui però il capitalismo stava cominciando già a scatenare le sue crisi. Sono gli anni della grande immigrazione, ma prima ancora c'è stata la fase proprio subito successiva all'Unità d'Italia, in cui lo Stato nazionale, per pagare le spese prodotte dal processo di unificazione e dalle guerre risorgimentali, ha cominciato a tassare, e tassava i poveri, tassava attraverso la tassa sul macinato, cioè sui grani che si portavano al mulino a macinare, tassava proprio i contadini, quelli che non avevano, facevano davvero fatica ad avere il soldo, la moneta per pagare questa tassa, perché vivevano in un'economia ancora largamente estranea al mondo monetario. Quindi la difficoltà che i ceti poveri, i ceti lavoratori dei campi, prevalentemente già in questa fase, avevano, metteva, diciamo, in crisi la compagine sociale e anche la tenuta del nascente Stato nazionale. Ecco che in qualche modo inizialmente dall'alto i ceti dirigenti, in maniera anche lungimirante, cercarono di creare degli strumenti degli ammortizzatori sociali, appunto per gestire le fasi di crisi economica e le fasi di crisi della vita del singolo lavoratore, la malattia, l'infortunio e poi la morte. E però ecco una cosa interessante che ci dovrebbe far guardare con rinnovata curiosità alle fasi aurorali della storia del lavoro e del movimento operaio, nel senso di ritrovare tutte quelle esperienze comunitarie in cui, ad esempio attraverso le camere del lavoro, uno strumento fondamentale, territoriale, di ricomposizione di una forza lavoro all'epoca, come oggi, molto frammentata, dove non c'era
come negli anni centrali del Novecento, una carriera lavorativa che si poteva sviluppare quasi esclusivamente all'interno di una stessa azienda. C'erano lavoratori flessibili, precari, mobili, marginali, che trovavano appunto nelle camere del lavoro dei luoghi in cui appunto ricomporsi, riconoscersi e anche, diciamo, formare una unità che fosse in grado di spuntare delle condizioni di lavoro, dei contratti di lavoro migliori nei confronti di un mondo datoriale, di un mondo imprenditoriale che a sua volta era molto frammentato, parcellizzato. Ecco, tutte queste esperienze, diciamo, in qualche modo primordiali, che poi l'esperienza, diciamo, la fase del fascismo interrompe fatalmente, ma che poi perderanno anche di rappresentatività nei 30 anni gloriosi, cioè nei 30 anni che seguono alla fine della guerra e che rappresentano per l'Italia e per l'Europa l'apice della fase fordista, no? In cui appunto è la dinamica nazionale, la dinamica delle grandi categorie, del ruolo che i sindacati confederali hanno come agenti di integrazione delle masse operaie e lavoratrici nello Stato nazionale. E sempre di più si giocano partite politiche e sindacali al centro, a Roma, nei conflitti che si svolgono a livello nazionale più che locale. Beh, se noi però appunto, dato che oggi la situazione sembra molto lontana ed è molto lontana rispetto a quella della fase centrale del Novecento, si dice che il fordismo è superato e che dobbiamo riadattarci a situazioni che credevamo che fossero definitivamente superate e che invece ci ripropongono dei contesti molto simili a quelli della fine dell'Ottocento e fine del Novecento: grande mobilità, dispersione e importanza anche da parte del sindacato di ripensare se stesso in relazione ai territori. Uscire dalla fabbrica per trovare appunto la possibilità di intercettare delle masse di lavoratori che sono sempre meno agganciabili in luoghi di lavoro definiti. Pensate ai lavori di cura, ai lavori di servizio, al mondo del servizio del turismo, cioè questi sono i settori trainanti in cui si riversano la gran parte dei lavoratori che vengono dall'estero, ma in cui anche con, diciamo, la contrazione progressiva del mondo del lavoro industriale, del mondo operaio, del settore secondario, tendono ad espandersi. Per riuscire appunto non dico ad arginare, ma a dare rappresentanza a questa galassia, a questo pulviscolo disordinato del mondo del lavoro, è necessario ritrovare dei canali di presenza sul territorio. E per farlo, cosa sta facendo il sindacato? Sta guardando appunto alla propria preistoria, sta cercando di reinverdire, reimpiantare in un contesto nuovo quello che aveva fatto all'inizio per crescere, per consolidarsi. Cioè produrre beni comuni. Cioè produrre beni comuni, ma è una scelta, per esempio, che in America un sindacato che stava patendo ancora più che in Italia una progressiva asfissia, una riduzione sempre più marcata della sua rappresentatività rispetto al mondo reale dei lavoratori. Ormai si era arrivati negli anni 90 al 12% come tasso di sindacalizzazione, cioè molto molto poco, cioè voleva dire che il 90% del mondo dei lavoratori non si iscrive al sindacato negli Stati Uniti. Erano sempre più sindacati verticali legati a singole grandi aziende, ma assolutamente incapaci di entrare in relazione positiva con appunto le onde tumultuose degli immigrati che lavoravano nei servizi, negli alberghi. E cosa ha fatto negli anni 90 il sindacato quando negli Stati Uniti ha toccato davvero il fondo del barile, rischiava di implodere, di non esistere più sostanzialmente? Ha fatto una svolta radicale, ha deciso di investire il 50% delle proprie risorse, cioè vuol dire il 50% del proprio bilancio, per andare fuori a sindacalizzare quelle sacche di lavoro che al sindacato non avrebbero mai pensato di rivolgersi. E per fare questo cosa ha creato? Ha cercato di mettere in piedi un sistema di organizzazione non più legato alla fabbrica, all'azienda, ma alle comunità.
azione e lavoro di comunità, creazione anche di nuovi saperi, ha investito di giovani che fossero in grado appunto di entrare in contatto con questi ambienti, di selezionare e promuovere dall'interno di questi mondi delle leadership, dei gruppi dirigenti, che fossero espressioni dirette dal basso di queste realtà di lavoro, che erano anche in gran parte realtà etniche, realtà appunto che avevano delle culture differenti. Ed è in questo modo che il sindacato in America è riuscito a invertire la rotta di un declino. Quello che anche in Italia da noi, su cui insomma ci si sta interrogando quando ci si interroga, mi sono reso conto appunto in questi anni che ho cominciato a frequentare un poco, in particolare la CGIL, è proprio questo nodo che dovrebbe spingere il sindacato, i sindacati a essere presenti, per esempio, in iniziative come queste, perché attorno ai lavori sul territorio, ai lavori di comunità, si gioca il futuro anche del sindacato sulla presenza di referendum.